Ben ritrovate a tutte e a tutti a questo nuovo video nel quale voglio presentare un ulteriore strumento da terminale, ovvero Nano, l'editor nel terminale. Ebbene, perché Nano? Perché sicuramente se avete seguito alcuni dei miei video già presenti sul mio canale YouTube, avrete notato che ogni tanto Nano è stato utilizzato spesso e volentieri per modificare file di configurazione o per scrivere semplici file di testo. Comunque avrete sicuramente già visto che ho utilizzato Nano e dopo appunto aver già pubblicato sul mio canale diversi video che presentano ottime alternative per il terminale di programmi più noti con interfaccia grafica, non mi sembrava per niente giusto lasciare proprio Nano, che forse così per il mio utilizzo quotidiano del mio sistema operativo, forse il programma terminale che uso di più o che ho più occasione di utilizzare rispetto agli altri, non mi sembrava giusto, ripeto, lasciare proprio Nano senza un video dedicato a lui. Ecco, così un programma così importante, così utile e anche diciamo pure così carino da utilizzare senza un suo video non mi sembrava proprio giusto. Ecco, in tutta questa serie appunto di video su programmi che funzionano esclusivamente a terminale. Quindi, che cos'è Nano? Come dice il titolo, è un editor di testo, eh? E Nano appunto è proprio questo, un pratico editor di testo che funziona come tutti gli altri programmi di questa miniserie, che funziona appunto senza necessità di interfaccia grafica. Quindi, come per tutti gli altri programmi già presentati, con tutti i suoi limiti e i suoi pregi. Rispetto ad altri noti editor, dico noti in ambito Linux, ambito tecnico di sviluppatori, ecco più che altro, rispetto ad altri noti editor come Vim o Emacs, quindi dicendo questi due nomi, diciamo per il pubblico del mio canale che dovrebbe essere composto almeno in maggior parte, o credo io che sia composto nella maggior parte, di quelli che io chiamo utenti comuni, quindi non necessariamente dei tecnici esperti. Per carità, nulla vieta all'esperto di capitare sul mio canale, però ecco, per come imposto io le spiegazioni sul mio canale, sono più indirizzate a persone, diciamo, non tecniche, non necessariamente tecniche, ecco, magari appassionati, però. Comunque, riprendendo il discorso, ecco, Vim e Emacs sono due, se non i due più famosi editor per tecnici, per sviluppatori, ecco, per persone che sono molto addentro, ecco, perché questi due editor richiedono, come dire, una curva di apprendimento piuttosto impegnativa, sono piene di scorciatoie da tastiera anche non così intuitive, ma sono molto produttivi per coloro che lo usano quotidianamente questi editor. Per quelli come noi che usano, come dire, saltuariamente, occasionalmente, un editor di testo, Nano è l'ideale perché è decisamente più semplice da imparare alla portata di chiunque. È un editor di testo come ce lo immaginiamo possa essere un editor di testo tipo il Notepad sotto Windows oppure il Gedit sotto Linux, insomma Ubuntu ha Gedit come editor di testo standard perché è basato su GNOME, KDE avrà il suo, credo si chiami Kate, scritto KATE, Kate, eccetera, eccetera. Quindi ogni, come dire, desktop grafico, ogni ambiente grafico di Linux ha il suo editor di testo di preferenza, preferito. E Nano, ecco, si avvicina a questi come così nei limiti del terminale, dico, ma come facilità d'uso, decisamente Nano è più vicino a questi che non editor più tecnici come Vim o Emacs. Ecco, andiamo avanti. Come si installa? Nano si installa dovendolo installare, perché diciamo subito che in Ubuntu
in particolare, Nano è già installato, quindi quando installate Ubuntu, anche da una nuova, nuovissima installazione di pacca, Nano è già installato, è già presente, vi basta richiamare l'editor e funziona, quindi non c'è necessità di installarlo, però per altre distribuzioni o che so io, per un qualsiasi motivo che vi è sparito Nano sotto i piedi, comunque dovendolo installare basta aprire Ubuntu Software Center e cercare Nano, appunto installare il pacchetto corrispondente. Molto semplice. Facciamo una panoramica, quindi un po' come sulla falsariga degli altri video di questo tipo, su questo tema dei programmi da terminale, facciamo anche in questo caso per Nano una panoramica delle sue funzionalità. Una nota, a mo' di premessa, quindi Nano, se usato in un terminale in ambiente grafico, come è il caso qui, che sto registrando il mio video nel mio ambiente grafico Unity, questo è un terminale, sì, è un terminale, ma che è aperto in un ambiente grafico. Ecco, quindi in questo caso Nano accetta alcune operazioni anche con il mouse e non solo con la tastiera, come ad esempio la selezione del testo e il copia e incolla. Ecco, quindi in una situazione, come dire, reale, sul campo, dove l'interfaccia è veramente solo a caratteri, dove non c'è l'ambito grafico, ovviamente il mouse non ha influsso, bisogna usare la tastiera e le scorciatoie o le combinazioni di tasti per fare queste operazioni. Fatto sta che nella maggior parte delle situazioni normale in cui il nostro ambiente grafico funziona tranquillamente senza problemi, noi possiamo semplicemente copiare e incollare anche con il mouse dentro Nano. Buono, comunque a sapersi. Una volta avviato troviamo un'interfaccia amichevole. Ecco, una volta avviato, quindi avviamolo questo Nano. Ho qui il mio bel terminale. Avvio Nano senza nessun parametro di nessun tipo e si avvia Nano, diciamo, vuoto, ecco. Come si avvia Gedit vuoto, si avvia anche Nano vuoto. Come è organizzata l'interfaccia? Quindi dicevo amichevole perché vedremo fra un attimo che non ha appunto nulla di così diverso da un Gedit o da un Kate o da qualsiasi altro editor con interfaccia grafica. Allora, un titolo in alto, ecco qua. Partiamo da in alto, quindi qui in cima c'è il titolo nel quale c'è la versione di Nano che stiamo usando, quindi GNU Nano 2.2.6. In questo caso io ho installato l'ultima LTS di Ubuntu, quindi la 14.04 e Nano è 2.2.6. Francamente non so se è da tanto tempo, poco tempo, che Nano vede, che per Nano vedono la luce nuove versioni, non lo so, comunque 2.2.6. Qui in mezzo dovrebbe esserci il nome del file che stiamo editando, ma noi abbiamo fatto partire Nano senza indicare un nome di file, quindi semplicemente indica un nuovo buffer perché non abbiamo ancora salvato in nessun file, quindi in questo momento è un tipo documento senza nome, ecco. Questo nuovo buffer possiamo paragonarlo a documento senza nome classico di Gedit, ecco. Poi in basso, quindi saltiamo dalla cima della finestra, dal lato superiore al lato inferiore, in basso le combinazioni di tasto che ci aiutano nell'uso di Nano, quindi ci guidano. Se non usiamo, ripeto, se utenti normali, comuni come noi usano anche non tutti i giorni, ma saltuariamente Nano, ecco che diventa indispensabile avere una guida dei principali tasti funzione qua sotto, se no come facciamo a ricordarci, che ne so io, che la O qui vuol dire salva, eccetera eccetera. Ecco, quindi è importante anche avere questa guida, queste due file di tasti funzione, di combinazione di tasti per eseguire determinate operazioni qua in basso che ci guidano. Basta mandare l'occhio in basso e si vede come fare una certa operazione. Ok. Poi, a proposito di combinazione di tasti, sì, questo è importante perché i simboli,
hanno un loro significato, bisogna imparare almeno cosa vuol dire questa simbologia, quindi le combinazioni di tasti sono presentate come vedete qui nella mia scaletta, indico questo cappelletto a cento circonflessa, ecco, credo che si chiami questo triangolino freccetta che punta verso l'alto, quindi X per esempio in questa forma, e vedete che in effetti le combinazioni di tasti principali sono tutte in quella forma, questo qui cappelletto lo chiamo, va, chiamiamolo cappelletto per convenzione in questo video, non stiamo lì a dire a cento circonflessa, se no non finisco più di parlare. Cappelletto è una parola sola almeno. Allora, il cappelletto G, cappelletto X, cappelletto O, I lungo, R, sono tutte così le combinazioni taste. Quindi hanno questo simbolo, appunto, che sta ad indicare il tasto CTRL, CTRL, L, che sulle nostre tastiere ce n'è sempre uno sulla sinistra e uno sulla destra. È indifferente quale usiamo, comunque la combinazione tasti è quindi composta da questo tasto CTRL più la lettera che segue, tipo, ecco, per salvare c'è la O, quindi è CTRL più O, la combinazione tasti per salvare il testo quando lo stiamo digitando in nano. In alternativa al CTRL è possibile usare il tasto Escape, ESC, che è quello di solito nelle tastiere, credo in tutte le tastiere, sia sempre posizionato in alto a sinistra, il primo tasto in alto a sinistra, ESC, Escape, e stavolta però con questo tasto bisogna premerlo due volte affinché abbia il suo effetto, quindi una, due volte e poi la lettera. Non chiedetemi perché esiste questa alternativa, probabilmente in certe disposizioni di tastiere o qualche tastiera di qualche paese funziona meglio, funziona l'escape piuttosto che il control o viceversa, non lo so. Comunque sappiate che laddove noi possiamo comodamente usare il CTRL, magari anche con una mano sola sulla tastiera, altri possono trovare più pratico usare ESC e appunto la stessa combinazione di tasti. Per esempio, la combinazione cappelletto X che chiude nano, lo vediamo qui in basso a sinistra, cappelletto X esci da nano, adesso la proviamo, si può eseguire con CTRL più X, quindi tenendo premuto CTRL e tasto X, ecco che sono uscito da nano. Rientriamo per provare l'altro tipo di combinazione che sarebbe ESC più ESC, quindi due volte e la stessa X. Proviamo ESC, ESC, X e vedete che ottengo lo stesso effetto. Se provo con una volta sola, ESC, X, vedete che ottengo un altro effetto e non quello desiderato, eh? Quindi per ottenere esattamente la corrispondenza del CTRL, del CTRL, devo premere due volte ESC, quindi ESC, ESC, X e ottengo lo stesso effetto. Voilà. Poi ci sono altri tipi di combinazioni di tasti che sono visualizzati nella forma M trattino qualcosa, in questo caso l'esempio punto di domanda, comunque M trattino qualcosa. Allora, vediamo di posizionarci per capire cosa si intende. Quindi io scrivo sto registrando un video tutorial, voilà, e per esempio richiamo la combinazione dei tasti CTRL V doppio W per attivare la funzione di ricerca. Vediamo un po'. Ecco, così ci siamo. Vedete qui dove ho il mouse, il puntatore del mouse, c'è una combinazione tasti M-C che significa attiva la ricerca tenendo conto delle lettere maiuscole e minuscole, vedete qua dove ho selezionato, tenete conto, tenere conto o meno del maiuscolo minuscolo o renderlo indifferente nella ricerca del testo. Ecco, queste combinazioni di tasti con la M e il trattino non hanno a che fare col CTRL, ma la M sta per il cosiddetto metatasto. Vabbè, insomma, sembra un po' complicato, ma M sta per meta. Il metatasto sulle tastiere è il tasto Alt, che è quello,
che almeno nelle nostre tastiere europee credo sia solo l'Alt a sinistra, almeno da me è a sinistra, poiché a destra c'è l'Alt GR che è quello per i simboli alternativi sui tasti della tastiera. Ecco, quindi l'Alt a sinistra è chiamato metatasto per le tastiere, tasto meta, e quindi quella M sta per Alt. Oppure, ancora una volta, c'è sempre l'alternativa del Escape, da combinare appunto con quel simbolo lì che segue dopo il trattino. Qui faccio l'esempio del punto di domanda, ma già che mi trovo qui nella funzione di ricerca è forse più intuitivo capire. Punto di domanda è un tra l'altro, scusate, il punto di domanda, l'esempio che ho fatto qui nella scaletta è un comando che permette di andare all'ultima riga del testo, quindi voi state scrivendo il vostro testo, siete in mezzo al testo col cursore, premete questa combinazione tasti, Alt, punto di domanda, e andate in fondo al testo. Però già che siamo qui o che ho aperto, ho attivato la funzione di ricerca, vi mostro la stessa cosa con questa scorciatoia M-C, che quindi il principio è quello. Quindi M-C vuol dire Alt più C. Se voglio attivare dunque il maiuscolo minuscolo nella ricerca del testo, quindi sono qui su Nano, premo la combinazione tasti Alt e la lettera C, ops, scusate, Alt e la lettera C maiuscola, attenzione, Alt e la C maiuscola, quindi in realtà è Alt Shift C, per capitalizzare la C, e vedete che qui nella riga dei comandi di ricerca è apparso maiuscole e minuscole, vuol dire che attiva la differenziazione fra maiuscole e minuscole quando cerco. Se voglio cercare la parola sto, vedete la prima parola che ho scritto con la S maiuscola, sto qua sopra, e scrivo sto tutto minuscolo, lui mi dice che non l'ha trovato perché attiva la differenziazione fra maiuscolo e minuscolo. Adesso riattivo la funzione di ricerca con CTRL W e maiuscolo minuscolo lo disattivo, quindi ripremo la stessa combinazione tasti, quindi Shift, Alt e C per fare la C maiuscola, si spegne la funzionalità di distinzione maiuscolo minuscolo, ricerco sto senza star lì a scrivere la S maiuscola e vedete che si è posizionato su sto, ricerca ricominciata, e stavolta l'ha trovato perché non distingue più fra maiuscole e minuscole. Comunque il mio scopo era mostrarvi appunto che l'Alt funziona in questo modo, quindi il metatasto, e attenzione appunto le lettere maiuscole, quindi qui vedete che sono tutte lettere maiuscole, quindi aggiungeteci il shift alla combinazione tasti. Ecco, quindi volessi completare questa mia scaletta, io proprio sulla mia tastiera, per esempio, il punto di domanda l'ho proprio sulla parte superiore di un tasto, quindi devo usare comunque il shift per scrivere punti di domanda. Allora la combinazione tasti completa sarebbe questa. Anche se il Shift è, come dire, un tasto tecnico implicito per poter scrivere la lettera maiuscola o il simbolo nella parte superiore di un tasto, quindi non è che fa parte in realtà della combinazione tasti, ma è per poter scrivere correttamente il simbolo che segue il trattino dopo la M, quindi Alt più il Shift e la lettera. Oppure appunto l'Escape che dovrebbe fare la stessa cosa, quindi vediamo un po' Escape C, ecco, escape C, vedete che escape C, addirittura con l'escape è indifferente se uso la C maiuscola e minuscola, l'ho provato proprio adesso, ma non riuscite a vederlo nel video, ma ve lo dico a voce che ho fatto proprio così, solo escape C e si attiva maiuscola e minuscola, escape C e si disattiva, ecco, voilà. Quindi questo è solo per mostrarvi l'altro tipo di combinazione tasti, per spiegarvi l'altro tipo di combinazione tasti che esiste in Nano. Quindi oltre al CTRL più una lettera c'è anche il metatasto Alt più generalmente Shift e un'altra lettera, ecco, come in questo caso. Ok, poi
Ecco, qui una nota, diciamo, di utilizzo che è utile sapere. Normalmente le combinazioni tasti implicano che si premano assieme tutti i tasti. Questo lo si sa già in qualsiasi ambito, in qualsiasi programma, che sia LibreOffice, che sia programma terminale, non cambia niente. I tasti CTRL e i tasti ALT o anche SHIFT di turno, dove c'entra, implicano che si prema il CTRL, lo si tenga premuto e poi quello che segue, ALT, SHIFT e quello che segue, tutti premuti assieme. La particolarità invece del tasto ESC è che va premuto e rilasciato prima di premere ciò che segue, quindi è come dire, come se il tasto ESC avesse l'effetto di essere premuto e implica che, come dire, la tastiera, il nostro PC tiene presente che in quel momento è stato premuto ESC finché non si preme qualcosa d'altro, ecco, qualcosa del genere, giusto per spiegarne l'effetto. Quindi il tasto ESC non va o non necessariamente va tenuto premuto assieme a ciò che segue, ma si preme ESC, lo si lascia andare e poi si preme la lettera che segue. Ecco, questa è una differenza che ho notato nell'utilizzo, perché se no non funziona come ci si aspetta. Ecco, in poche parole, tornando velocemente qui, se non sono stato sufficientemente chiaro, per attivare la ricerca maiuscola minuscola, io premo Escape, poi lo lascio andare e premo la lettera C per conto suo e si attiva, rispettivamente si disattiva. Ecco, quindi non tengo contemporaneamente premuto ESC e qualcos'altro, giusto per chiarire la differenza. Poi, ormai l'avrete già capito vedendo, ascoltando le mie spiegazioni sui due tipi di combinazione tasti, avrete già capito che la parte centrale della finestra, quella più ampia, è quella dedicata al testo assolutamente libero, Quindi è un editor di testo, quindi qui nella parte centrale, fino qua in fondo e giù, 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 si può andare avanti, è tutto dedicato al testo, ovviamente. Ecco, una bella caratteristica di Nano che lo avvicina ulteriormente a, per esempio, un editor come Gedit è che il testo semplice è visualizzato in bianco, cioè senza evidenziazione particolare. Vedete qui in bianco praticamente. Sto scrivendo il mio testo normale, è in bianco. Invece, se abbiamo se apriamo dei file con delle estensioni che indicano che tipo di file di testo sia, per esempio uno script della shell bash, oppure un programma Python, quindi script che un programma che finisce, un programma, scusate, un file di testo che finisce con .sh come estensione, o un file contenente un programma Python che finisce con .py per i programmi Python, ecco che in questo caso Nano è in grado di riconoscere appunto alcune di queste sintassi e di colorare la sintassi, come in Gedit, evidenzia le parti di testo, le diverse parti della sintassi del tal linguaggio. E qui ho due esempi, quindi esco da Nano, non salvo, esco da Nano e vi apro, vediamo un po', ecco qua, vedete, ho messo qua appunto uno script bash e un programma Python qualsiasi è uguale, giusto per mostrarvi cosa intendo con questo punto della sintassi colorata. Partiamo con lo script bash. Se apro questo file, e tra l'altro, prima che mi sfugga e lo consideri sottointeso, Nano può essere aperto con niente, come abbiamo fatto fino adesso, oppure direttamente indicando un file esistente o un file non esistente, che vuol dire che stiamo iniziando a creare quel file. Comunque un file esistente come parametro vuol dire che Nano si aprirà con all'interno già quel file. Faccio Enter e vedete che magicamente la sintassi si è colorata. Vedete, tutta colorata un po' come in Gedit. Chi ha seguito il mio corso sugli script bash si ricorderà che ho mostrato la sintassi colorata in Gedit. Qui Nano riesce a fare la stessa cosa, vedete? Non male, questa cosa, non male. Uguale anche per un programma Python come questo, uno qualsiasi, una colorazione un po' diversa, essendo un linguaggio di programmazione diverso, vedete, tonalità di colori diverse usate per il codice.
Però vedete che lo colora, perché le riconosce come un linguaggio di programmazione che Nano riesce a colorare. Perfetto. Poi rientriamo in Nano. Sì, rientriamo in Nano senza specificare nulla, anzi facciamo così, va, rientriamo in Nano con mio testo.txt, così vi mostro, vedete che il titolo è diventato mio testo.txt e stiamo creando questo nuovo file, vedete lui dice nuovo file qui in basso, si accorge che è un nuovo file, quindi lo stiamo creando. Quindi il primo salvataggio creerà effettivamente il file con il suo contenuto. Ecco, allora, parlando prima di terminare questo video di combinazioni tasti interessanti, particolari, poi come ho già detto in altri video, potete approfondire con manualistica, con i siti in rete, potete approfondire tutto ciò che volete su Nano, io vi mostro così una panoramica non particolarmente o troppo approfondita di questo programma, perché sennò dovessimo passare veramente tutto in dettaglio non finiremmo più. Comunque avete visto cosa intendo con una panoramica. Ecco, anche qui passiamo alcune combinazioni tasto interessanti. Sicuramente Ctrl G, che è qui in basso a sinistra, è la guida, quindi è una combinazione tasti importante, se non la più importante, per poter avere la guida di Nano, quindi Ctrl G e vedete che qui è spiegato che cos'è Nano in cima e soprattutto vedete da qui in giù che sono presenti tutte le combinazioni tasto che permettono di lavorare in Nano, di andare all'inizio e alla fine del testo, all'inizio e alla fine di una riga, attivare la capo, non attivare la capo, andare avanti e indietro di una parola, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, muoversi nel testo in modo sufficientemente rapido e pratico quando appunto non si ha il mouse a disposizione come in un editor grafico. Ecco, quindi qui ci sono tutte, vedete, sono tante anche le combinazioni tasti. Vedete? Quelli con la M, come abbiamo detto, e quelli col cappelletto per il control. Ecco, vedete, tutte le combinazioni tasti. Quindi la guida è importante e completa, molto comoda, subito lì a portata di mano e per uscire dalla guida esci, se no riga successiva, precedente, pagina per navigare nella guida. Ctrl X, torno al mio testo. Alcune combinazioni interessanti prima di terminare il video. Ctrl C visualizza la posizione del cursore riferita al resto del testo. Ovvero, io scrivo il mio testo, ecco che qua decisamente non sto a scrivere la Divina Commedia, ma insomma, giusto per dare l'idea. Ok, se io torno qua, mi posiziono per esempio lì e faccio Ctrl C, che non mi sembra sia una delle. Ah sì, qua, posizione, c'è anche quello, in Ctrl C. Vedete che qui in basso, nella riga, diciamo, nella barra di stato, chiamiamola così, mi dice che sono alla riga 5 su un totale di 11 righe, quindi al 45% del testo, quindi in verticale per righe, rispettivamente sono alla colonna 31 di 70 di questa riga, quindi al 44% delle colonne di quella riga lì. Colonna 31 su 70, poi il carattere di quella riga lì sono al 59esimo carattere di 184 caratteri, quindi al 32% di tutto il testo. Quindi se mi sposto ulteriormente, vengo qui per esempio, faccio di nuovo Ctrl C, vedete che cambiano le percentuali, sono all'ottava riga su 11, alla colonna 23 di quella riga lì, quindi al 100% sono tutto a destra, il carattere è il 166esimo di 184, che è il totale dei caratteri che ho pasticciato scrivendo prima. Ecco, quindi Ctrl C può essere pratico per avere un po' le proporzioni di dove ci troviamo. Alt L abilita disabilita la capo automatico, quindi se io premo Alt L, quindi Alt sempre col Shift, quindi volendo essere così completi e precisi, metto fra parentesi Shift perché ho già spiegato prima che non fa parte della scorciatoia in quanto tale, quindi Alt Shift L, e vedete qui che nella barra di stato
scritto a capo automatico abilitato. Quindi se io scrivo per la larghezza del terminale, io vado avanti a scrivere, vedete che mi va a capo, eh? Mi va a capo. Non fosse attivo, quindi lo disabilito. Quindi ecco, ho usato l'alternativa Escape più L, che è sempre l'alternativa all'Alt. E adesso è disabilitato da capo automatico. Cosa succede? Io vado avanti a scrivere il mio bello ostrogoto e vedete che non mi va a capo in realtà. Io sono sempre su quella riga e qui è apparso un dollaro. Questo dollaro significa che c'è del testo verso sinistra, che la riga non è all'inizio lì. Se io vado avanti ancora a scrivere, il dollaro è sempre qui a sinistra. Adesso io torno indietro con le mie parole qua, torno indietro nella riga, vedete che sto tornando indietro nella mia riga che ho scritto qui, vedete c'è un dollaro sia davanti qua e un dollaro dietro qua sulla destra. Perché? Perché vuol dire che c'è del testo sia a sinistra che a destra, quindi questa riga è molto lunga. Non avendo la capo automatico attivato, devo scorrerla in questo modo. E vedete che qui è sparito il dollaro sulla sinistra, perché vuol dire che sono arrivato all'inizio della riga. Infatti, se torno indietro ancora di un carattere con la freccetta con la freccia della tastiera, vado alla riga precedente. Premo la freccetta verso destra della tastiera e torno su questa riga e la posso di nuovo scorrere. Ecco, questa è la differenza fra la capo automatica e no, come in qualsiasi editor, eh? Poi CTRL R inserisce un altro testo a partire dalla posizione del cursore, quindi io posso innestare un altro testo in qualsiasi punto io mi trovo. Per esempio, dico che ne so, faccio qualche spazio qui, ecco lì, da lì in avanti voglio inserire un altro testo, quindi CTRL R, qui ecco, vediamo un po' se riesco a navigare. Scrivania. Test, sembra si chiamasse così, ecco, questo è il file bash, lo script shell che abbiamo visto prima, lo innesto qui giusto per fare esercizio. Quindi, come nel terminale mi posiziono, faccio enter e ecco, lette 51 righe, quindi ha inserito 51 righe in quel punto lì. Vedete che qui c'è ancora il mio pasticcio che seguiva dopo. Così come prima, qua c'è il mio pasticcio che ho scritto prima. E in mezzo, a partire da qui in mezzo col cursore dove ho fatto degli spazi, ecco che è partito il mio script bash che ho inserito, innestato in questo file. Poi CTRL V attiva la funzionalità di ricerca e l'abbiamo già visto prima, quindi non lo rivedo adesso. CTRL V doppio, volevo dire, permette di attivare la ricerca. Quindi voglio cercare una determinata parola, un determinato insieme di caratteri, lui me lo trova qui. Quindi non so, case, cerchiamo case, vedete che ha trovato il primo case. Poi andiamo avanti, cerco, che ne so, ancora sempre case, vedete che mi trovo al secondo, quindi CTRL V case e dice che ha ricominciato perché ce ne sono solo due, ecco, e avanti così. Poi Alt X attiva e disattiva la barra dei comandi per fare più spazio al testo. Ecco, una volta che abbiamo appreso bene come usare Nano, che abbiamo nella nostra testa le varie combinazioni di tasti più utilizzate, possiamo anche nasconderle temporaneamente con questa combinazione. Quindi Alt X, ecco, vedete che barra dei comandi disabilitato, quindi abbiamo guadagnato un attimino di posto qui per il testo. Ecco, anche qui magari giusto per completezza metto Shift, già che ci sono, a Shift X, e fa quel lavoro lì, quindi di disabilitare rispettivamente, riabilitare la barra delle combinazioni tasti. Poi, non come ho detto, qui in ambiente grafico il mouse viene riconosciuto, posso fare copia, posizionarmi e fare incolla come nel terminale, eh?
Quindi lo posso fare così senza tenere a mente nessuna combinazione tasti particolare. Non avessi a disposizione il mouse, quindi non avere interfaccia a caratteri, dovrei farlo con la tastiera, quindi posizionarmi con le mie belle freccette o quelle combinazioni tasti per andare avanti e indietro delle parole o delle frasi o delle intere righe, eccetera, eccetera, su e giù, paginare su e giù. E a un certo punto devo dire, voglio selezionare questo testo per copiarlo. Ecco, come si fa? Allora, trovato il modo, ho fatto qualche prova, quindi Alt A per avviare la selezione del testo, quindi esempio mi posiziono qui con il mio cursore, dico Alt A e vedete che marcatura impostata, cioè ho avviato la modalità di selezione. Poi, con le frecce della tastiera, semplicemente solo le freccette verso destra, verso sinistra, in basso, in alto, le quattro freccette, seleziono tutto il testo che voglio copiare. Ecco, solo diciamo queste due righe ho selezionato in questo momento con le mie freccette. E per copiare, diciamo, negli appunti, chiamiamoli così, per copiare negli appunti, almeno sulla mia tastiera, devo fare Escape più due volte il cappellettino qua. Attenzione che la copia viene fatta esclusa la posizione del cursore, quindi torno qui e vedete che il cursore in questo momento è questa posizione, quindi questa non viene copiata, quindi tenete presente che tutto deve essere selezionato e non qui dove a intermittenza c'è il cursore, lì non viene copiato. Quindi premo quella combinazione di tasti lì, Escape più due volte il cappellettino, vedete che sparisce la selezione, vuol dire che è copiato negli appunti, chiamiamoli così. Così posso posizionarmi adesso sempre con le frecce della tastiera, faccio un po' di posto e l'incolla lo posso fare con CTRL-U, qui c'è la combinazione tasti, CTRL-U, faccio incolla, quindi CTRL-U. E vedete che mi sono copiato la zona qui che avevo incollato. Ecco, sembra un po' complesso, sicuramente meno intuitivo che con il mouse, però ripeto, se fossimo un'interfaccia puramente carattere, dobbiamo pur arrangiarci con questo. Quindi, voilà, questo è il modo. Ok, finito, praticamente siamo arrivati alla fine della mia scaletta. Ci sono tante, avete visto, tante combinazioni di tasti da imparare per muoversi anche più velocemente nel testo, eccetera, eccetera, taglia, incolla, pagina precedente, successiva, cerca, inserisci, e tante cose. Poi, vabbè, la cosa più scontata, CTRL-O per salvare, quindi CTRL-O lo facciamo, che almeno, ok, il nome del file l'abbiamo già impostato alla partenza di Nano. Faccio Enter e ha scritto 70 righe e mi ha creato effettivamente il mio file. Faccio Ctrl X per uscire da Nano, elenco i file e vedete che mio testo TXT esiste ed è stato salvato. Se rientro, me lo ritrovo esattamente come l'ho lasciato l'ultima volta. Ecco, quindi questo è un po' tutto il giro per usare Nano, che avete già visto appunto in altri miei video quando lo uso proprio Nano, insomma, ecco. Quando l'ho usato per modificare altri file. Ecco, come sempre lascio anche dei riferimenti in rete per vostra documentazione. Con questo ho concluso. Vi saluto e vi attendo alla prossima occasione. Ciao ciao!